e balaustre in marmo intarsiato. In questa luce eterea, lo stemma di Isabella Bisignano della Rovere è al centro del pavimento della tribuna, tra le monumentali acquasantiere in marmo del XVII secolo. Il pulpito, in legno, fu adattato in marmo nel 1857 da Giuseppe Grossi, autore anche dell'altare maggiore. Con l'immenso analfabetismo in Italia e tra i popoli cattolici, la Controriforma divulgò il Vecchio ed il Nuovo Testamento in immagini artistiche. Anche la controfacciata del Gesù Nuovo fu affrescata e Francesco Solimena, nel 1725, dipinse la titanica e movimentata Cacciata di Eliodoro dal Tempio. La storia narra di Eliodoro, ministro siriano inviato per impadronirsi del tesoro nel Tempio di Gerusalemme, ma tre angeli lo scacciarono e gli fecero lasciare la refurtiva. Anche sulla controfacciata degli ingressi minori, ad inizio della fuga di ogni navata laterale, è dipinto un affresco con lo stile del Solimena. In questo lusso architettonico, sovrabbondante di barocco, nella prima metà della navata centrale, tra la volta e la cupola, rimangono i lineari affreschi cinquecenteschi di Belisario Corenzio, che dopo il terremoto del 1688 furono ripresi dal De Matteis e da Massimo Stanzione e raffigurano storie dell'Antico e Nuovo Testamento, degli Apostoli, di Sant'Ignazio, di San Francesco Saverio e degli Angeli. In tre secoli anche le navate laterali sono state arricchite di addobbi e dipinti barocchi. La navata destra si apre con un grande crocifisso in legno di Giuseppe Picano. La prima cappella è dedicata a San Carlo Borromeo, con altare del Marasi e del Finelli e tele del Lazzolino. Dalla seconda campata, affrescata da Gaetano D'Apuzzo e da Luca Giordano, si entra nella Cappella della Visitazione, detta così per la tela sopra altare di Massimo Stanzione, che rappresenta la visita della Vergine Maria a sua sorella Santa Elisabetta. In questa cappella, dal 1987, si celebra il culto di San Giuseppe Moscati, medico napoletano, vivo ancora oggi nella memoria di tante persone per la sua opera di carità verso i poveri malati. In uno spazio ampio quanto una strada, la navata a semicrociera destra è chiusa dal cappellone di San Francesco Saverio, con una tela del Lazzolino sull'altare, tre tele superiori di Luca Giordano, affreschi del Corenzio e del De Matteis. Accanto si apre la terza cappella con San Francesco Borgia, dipinto da Sebastiano Conca. La cappella dedicata alla Beata Maria Vergine dei Sette Angeli fu la prima ad essere affrescata. È un bel sogno in pittura, dal perfetto disegno manieristico, con le storie degli angeli e dei santi, dove sono posti i due grandi organi frontali. Ma la fuga prospettica della navata centrale si conclude nella grande cappella dell'altare maggiore, sul piano rialzato del presbiterio, affrescato da Massimo Stanzione. Alessio Fanzaghiano seguì il formalismo di Domenico Antonio Vaccaro, autore anche della nicchia centrale dove è collocata, su di un globo in marmo, la statua dell'Immacolata, opera di Antonio Buscialano. L'altare maggiore, che sostituisce il progetto mai realizzato dal Fanzago, fu terminato a metà 800 e vi parteciparono Liberti, Calì, la Barbera ed il Buscialano. Grazie ai lasciti di Isabella Feltria della Rovere, il Fanzago realizzò l'area dell'altare con la balaustra in marmo, cui furono aggiunti due angeli portacandelabri ai lati. La navata sinistra è aperta da una campata con i peducchi e la cupola, affrescati da Giovan Battista Benaschi. Da questa campata, sul fondo sinistro del presbiterio, si entra nella cappella consacrata a San Francesco Geronimo, dove sono esposti 70 reliquiari, ornati da preziose statue policrome in legno, residui di quelli voluti da Isabella Bisignano della Rovere, prima del restauro barocco. Accanto alla cappella del Crocifisso, opera di Francesco Mollica, si apre l'accesso alla sacrestia, ricca di stucchi ed intagli in legno. A metà della navata a sinistra segue il cappellone di Sant'Ignazio di Loyola, fondatore dell'Ordine dei Padri Gesuiti. Sant'Ignazio di Loyola combatté come soldato a Pamplona per difenderla dall'assedio francese, ma una palla di cannone gli fratturò le gambe e la malattia lo portò prima all'ascetismo
poi alla fondazione della Compagnia di Gesù, che divenne il più importante ordine religioso maschile di tutta la Controriforma. In questo museo sacro, la cappella con la tela della Natività di Girolamo Imparato è una formula omogenea dei più grandi artisti del tardo manierismo seicentesco presenti a Napoli. Le sculture di Dauria e gli affreschi di Cassano sono anche nella Cappella dei Santi e Martiri, l'ultima della navata sinistra è rivestita in marmo da Costantino Marasi. Con il suo splendore spirituale e temporale, la Chiesa del Gesù Nuovo ogni giorno si riconferma luogo di culto e di incontro per i fedeli napoletani e per chiunque, infatti, ami il bello e la storia.